Ancora un cordiale ben trovato al pubblico di Blog Sicilia per questo nuovo appuntamento con Talk Sicilia. Continuiamo la serie di incontri con gli assessori del Comune di Palermo, incontri che abbiamo definito programmatici perché ci stiamo facendo raccontare quella che è la visione di questa giunta che si è insediata da qualche mese, la visione della Palermo del futuro. E quando diciamo del futuro intendiamo non soltanto la Palermo di domani, ma anche la Palermo in prospettiva, perché tante cose ci sono da fare e non tutte si possono realizzare nell'arco di qualche mese o di qualche anno. È nostra ospite oggi, la ringraziamo per essere qui con noi, Rosy Pennino, assessore alle attività sociali del Comune di Palermo, ha diverse altre deleghe, ma per brevità diciamo attività sociali. E qui con me in studio c'è come sempre Pietro Minardi, che segue le cose della politica comunale, della cronaca comunale per Blog Sicilia, e dunque mi aiuterà nell'intervistare l'assessore Pennino. Innanzitutto, assessore Pennino, grazie per essere qui con noi. Grazie a voi per avermi invitato. Partiamo da una cosa, partiamo da dalla parte bella, diciamo così, dall'organizzazione delle attività in vista del Natale. Ne abbiamo già parlato anche con gli altri assessori che sono venuti, i primi due assessori che sono venuti qui in studio, continueremo a parlarne con gli altri. Anche l'assessore Pennino è coinvolto in una serie di iniziative che riguardano il Natale, che quest'anno arriverà il 25 dicembre, a quanto pare. Sembra proprio di sì. Sono molto felice perché veramente abbiamo lavorato tantissimo anche con gli uffici e con il settore dedicato. All'avvio, alla pubblicazione che è proprio di ieri dell'avviso che prevede con fondi 285 una serie di Diciamo anche attività. cosa sono i fondi I 285, perché chi fondi ci della ascolta non lo sa. 285 sono fondi di programmazione dedicati alle attività che riguardano i minori e gli adolescenti. Quindi sono fondi legati all'educazione, ai percorsi culturali, territoriali, sociali, soprattutto anche nelle aree a rischio, a tutti i minori che hanno difficoltà e non solo. Mi piace dire che sono fondi di programmazione per i minori e gli adolescenti della nostra città. Questo avviso realizzato con questi fondi va a promuovere a valere del terzo settore, quindi abbiamo chiamato in causa l'aiuto del terzo settore, così come proprio quando si vogliono realizzare attività modulabili sul territorio e quindi snodarli sotto il profilo del tessuto cittadino. Questo avviso va ad impegnare i bambini e gli adolescenti nel periodo che cade tra la fine della scuola, e quindi la chiusura legata alle attività natalizie, e quindi al periodo delle vacanze di Natale, e il 6 gennaio, momento di chiusura di queste vacanze. Lo abbiamo pensato in un modo nuovo, perché è un avviso che impegnerà i nostri minori e i nostri adolescenti, sì, in attività che li vedranno impegnati nel periodo di vacanza, ma è un avviso che abbiamo voluto pensare per la prima volta su tutti i quartieri di Palermo, quindi non su base circoscrizionale, ma su base di quartiere. Tornando ai 25 quartieri di una I volta. quartieri non sono 25, sono più di 25, perché all'interno delle circoscrizioni cadono alcuni quartieri che per brevità vengono riportati a 25, ma poi ci sono anche gli altri che non vengono elencati e che noi nel bando invece abbiamo elencato, le famose UPL, che sono la parte restante dei quartieri che cade all'interno di una circoscrizione. Questo avviso chiamerà all'impegno con la forza e le risorse che il terzo settore mette a disposizione del territorio i nostri minori e i nostri adolescenti di quelle aree, con un coinvolgimento previsto per la prima volta anche per le famiglie, che chiamiamo nel processo educativo e di impegno nel processo laboratoriale, animando così questi nostri quartieri che spesso dormono, che spesso sono molto relegati alla funzione di quartiere dormitorio, che spesso si trovano in aree troppo lontane e distanti dal centro della città, e quindi abbiamo voluto portare il Natale fuori dal perimetro centrale, che solitamente diciamo, è di esclusiva organizzazione dei momenti natalizi. Lo abbiamo portato lì e coinvolgiamo per la prima volta l'organo circoscrizionale in un'azione che ci vede volenterosi e propensi a questo famoso e anelato decentramento che serve poi in termini di servizi ai cittadini palermitani. Insomma, Palermo si muove verso le sue periferie e non viceversa. Esattamente. Pietro, a te. Visione policentrica, ne parlava l'altra volta anche l'assessore Carta quando è venuto nell'ultima puntata di Talk Sicilia. C'è però un problema che riguarda le periferie, le barriere architettoniche, che ne abbiamo parlato molte volte per quanto riguarda i sovrappassi, i sottopassi, soprattutto via la regione costituisce una delle principali barriere architettoniche del capoluogo siciliano. Palermo, come ben si sa, è priva del piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Come si sta muovendo il comune da Aggiungo questo io, punto prima di che vista? risponda l'assessore, che in effetti quello delle barriere architettoniche è un problema dal quale non è esente il centro.
No, allora sicuramente il tema dell'accessibilità, della mobilità accessibile che mi riguarda per il pezzo della delega che riguarda le persone con fragilità, le persone con disabilità e non solo, è un tema caro a questa amministrazione. Con l'assessore Carta siamo in costante raccordo per programmare insieme una visione che veda l'abbattimento graduale e quindi che veda la nascita di questa Palermo accessibile sui fatti e nei fatti. Io condivido con l'assessore Carta questo pezzo e infatti proprio nell'istituzione del Comitato Territoriale per i diritti delle persone con disabilità, strumento di cui si è dotata di recente l'amministrazione con l'approvazione di una delibera di giunta, anche l'assessore Carta e l'assessorato dell'assessore Carta fa parte di questo tavolo perché lì metteremo a sistema insieme agli enti, alle associazioni dei familiari e insieme al pezzo amministrativo delle attività sociali e dell'assessorato alla mobilità quella che è la visione di una Palermo accessibile, facendone venire prima, come dire, i respiri legati al bisogno, perché è anche vero che c'è un tema legato alla periferia che è di più ampio respiro, che riguarda la riqualificazione urbana. Insieme a quello c'è il tema dell'accessibilità ed è un lavoro di programmazione che stiamo facendo insieme all'assessore Carta nei contenitori utili di confronto che abbiamo individuato, perché questa è una giunta che si parla e si parla tra le varie deleghe. È un percorso lungo quello al quale si va incontro, insomma, Palermo da questo punto di vista è abbastanza indietro come in tanti altri settori. Secondo la visione che avete fino ad ora raccolto, quanto ci vorrà perché questo avanzamento lo si veda concretamente sul territorio? Il tema a volte non è la volontà. Io ho potuto già al mio ingresso in questa nuova esperienza in cui mi ha chiamato l'amministrazione e quindi il nostro sindaco, poter prendere atto che a volte non è l'assenza di volontà politica e amministrativa, a volte sono gli iter che ti complicano l'esistenza. A maggior ragione nel momento in cui l'amministrazione, quindi, non è dotata di una pianta organica sufficiente atta allo sviluppo di tutta quell'area di progettazione che consente poi di far arrivare in obiettivo le iniziative. Io credo che, tolta la fase di programmazione, noi saremo almeno nel giro di 2 anni nelle condizioni di dare risposte certe almeno ad alcune aree della città per rendere finalmente Palermo accessibile, almeno nei suoi punti più sensibili. Questo già è una buona notizia, speriamo comunque che tutto questo possa andare in porto. Un altro dei grandi temi che abbiamo affrontato in queste precedenti puntate di Talk Sicilia è quello che riguarda, in buona sostanza, la tossicodipendenza. C'è stata nei giorni scorsi una grande manifestazione che ha riportato attenzione sulla materia, ma non soltanto questo sta al centro del tema, è un tema comunque che va affrontato in molti modi e da molti di voi. Ma allora, premesso che personalmente per natura e inclinazione, ma devo dire questo è anche, come dire, figlio di questa amministrazione, quindi della spinta di questa amministrazione, accolgo sempre favorevolmente tutti quelli che sono i processi partecipativi che dal basso si muovono per porre temi all'attenzione dell'amministrazione. Quindi ho accolto come un fatto positivo di Città Viva quel momento legato a quella manifestazione. Pur vero che devo registrare 2 fatti singolari. Uno che al momento del mio insediamento ho potuto verificare sia con gli attori di competenza, cioè il Servizio Sociale Territoriale, che con il resto degli attori che ho voluto coinvolgere, quindi l'ASP per tutta la competenza che riguarda Esert, ho potuto verificare che non ho trovato un lavoro riguardo al tema che è stato portato avanti in maniera importante da chi ci ha preceduto. E su quello quindi a volte è bene perché puoi programmare e riscrivere le pagine libere, le pagine bianche di un libro su cui programmare in rete la visione, la costruzione dei servizi. A volte però è proprio il problema di avere la pagina bianca. Però su quella pagina bianca noi cosa abbiamo fatto? Allora, subito, dal momento del mio insediamento si sono svolti alcuni incontri con gli attori di sistema che hanno voluto partecipare, quindi enti del terzo settore, ho messo allo stesso tavolo l'ASP e quindi il mio servizio sociale territoriale, perché io ci tengo a puntualizzare il tema della lotta, del contrasto alle dipendenze, non solo alla tossicodipendenza, è un tema che ci vede intervenire come attività sociali in termini di prevenzione. C'è l'altro pezzo poi, che è quello della presa in carico e della cura, che è un pezzo squisitamente sanitario, che non è un pezzo che ci compete, sia per struttura, sia per fondi, sia per servizi di riferimento. E poi c'è il pezzo legato diciamo,
al servizio quello che vede in campo, chiamare le forze dell'ordine nell'azione di contrasto. Ci sono stati degli incontri, da quell'incontro era venuto fuori il desiderio tra questi soggetti che non si vedevano da anni, sto parlando di soggetti pubblici e privati, era venuto fuori il desiderio di istituire un luogo di confronto, discussione e programmazione che mettesse a sistema risorse e programmazione dei servizi e che facesse intervenire gli attori in maniera sinergica sul problema. Da lì era venuto fuori il desiderio di istituire il tavolo ed è venuto fuori poi con un atto di delibera approvato dalla Giunta lo scorso venerdì l'istituzione del tavolo per il contrasto alla lotta alle dipendenze. Questo tavolo è stato istituito, lunedì pubblicherò la manifestazione di interesse che serve per acclarare la partecipazione al tavolo. Questa manifestazione di interesse, l'ho già detto quando abbiamo approvato la delibera, resterà aperta di modo che gli attori che vorranno aggiungersi potranno sempre entrare in questo tavolo di confronto e lì di volta in volta andremo a costruire, anche perché non ci sono, dei protocolli con le forze dell'ordine, con la prefettura e con tutti gli altri attori di sistema. I temi lì sono prevenzione, presa in carico nel momento in cui la prevenzione ha fallito, ma è anche un'azione di contrasto importante. Ricordiamoci sempre che contrastare il fenomeno delle dipendenze, ma della tossicodipendenza in generale, significa anche contrastare la mafia. Ecco, prima di passare la parola a Pietro per un altro argomento, però voglio precisare qualcosa, perché da quella manifestazione, o meglio, a margine di quella manifestazione, dal percorso di SS Ballarò, che prendiamo soltanto come esempio, perché poi chiaramente ce ne sono tante altre vicende, ma quello è attuale perché è proprio al centro di una manifestazione recentissima, è venuto fuori anche il tema della nascita, ad esempio, di laboratori che possono essere appunto prevenzione, che possono essere la proposta di Donetsk. Esattamente, possono essere presenza sul territorio che può evitare l'incidere della mafia, dello spacciatore, quindi l'insorgere della dipendenza o tossicodipendenza, ma può anche prendere in carico chi magari ne viene fuori, chi già ha un problema. Ma vedete, queste sono azioni dedicate sulle quali diciamo noi apporremmo delle somme. Somme di fondi extracomunali, perché il settore attività sociali è un settore al cui interno gravitano tanti fondi extracomunali. Però è anche vero che il contrasto si attiva in una multidirezionalità. Anche questo avviso di Natale di cui vi ho parlato servirà a tenere impegnati bambini e adolescenti delle aree periferiche e disagiate della nostra città. Quell'impegno in quei giorni in cui manca l'unico attore di sistema istituzionale, che è la scuola, è un impegno fondamentale, importantissimo, perché in quelle settimane noi lanciamo un messaggio e lavoriamo su un sistema di prevenzione importantissimo, che è quello di funzionalizzare la strada, cioè permettere a questi bambini di vivere il proprio territorio in maniera funzionale. E anche questo è contrasto. Non v'è dubbio che però vanno organizzate delle forme di contrasto dedicate in termini di prevenzione, contrasto e lotta. Ed è chiaro che su quello, a valere di questo tavolo, che io diciamo, convocherò a brevissimo, proprio giusto finita la manifestazione di interesse, messo insieme gli attori, a questo tavolo, al primo incontro, tutti gli attori saranno chiamati a mettere il loro pezzo di sistema. È chiaro che l'amministrazione ci metterà non solo i servizi che sono di prossimità legati al servizio sociale comunale, ma anche e soprattutto le risorse per organizzare i servizi di prossimità sul territorio che possano intervenire immediatamente, stando insieme, ma che possano anche creare percorsi di impegno per chi ne vuole venire fuori e di impegno per chi invece vuole intraprendere un percorso, ma anche di aiuto per chi in quel momento ha bisogno di chiedere aiuto per iniziare un percorso. Pietro, due domande, una di attualità proprio recentissima, l'altra un pochetto più di prospettiva. Questa mattina c'è stato questo episodio vandalico all'ottava circoscrizione con dei cartelloni che avevano apposto dei bambini per indicare i vari luoghi del quartiere che sono stati danneggiati da ignoti durante la notte. A proposito di controllo, torna il tema del controllo del territorio, che riguarda ovviamente anche altri settori dell'amministrazione. Parlavamo anche l'altra volta con l'assessore Falzone e con l'assessore Carta, ma riguarda anche ovviamente inevitabilmente le attività sociali, perché c'è bisogno di una crescita culturale a Palermo. E l'altra domanda riguarda una delle deleghe dell'assessore Pennino, che è quella del benessere animale. Quest'estate la famosa ordinanza sui cavalli che ha fatto un po'. Poi c'è la vicenda di lungo corso di Dogstown, questo canile di Caserta in cui ci sono alcuni
animali che rientrano nella circoscrizione di Palermo. Ci sono sviluppi da questo punto di vista? Allora, sul canile municipale sono state fatte tante cose da quando ci siamo insediati, che non abbiamo ancora diffuso bene e in maniera sistemica a mezzo stampa, perché le stiamo mettendo tutte in via di definizione, ma alcune sono già fatte. Noi abbiamo nella città di Palermo due strutture che insistono per questo servizio. Uno è il presidio sanitario di via Tirassegno, che ha una funzione ben specifica, che è quella di luogo di transito, che è quella della microcippatura, che è quella della lotta al randagismo, che è quella di luogo di transito per gli animali che vengono soccorsi. L'altro è l'ex mattatoio, che è la struttura che si trova in via Macello, e che è invece è il luogo di sosta degli animali. E poi c'è tutto il tema dei cani che sono stati ospitati fuori dalla residenza comunale cittadina. Beh, io vi dico subito che all'atto del nostro insediamento la struttura proprio amministrativa canile municipale si trovava sotto l'area patrimonio, qualcosa che impediva a me di occuparmene, perché la funzione naturale di questa struttura non può che essere igiene e sanità, non fosse altro perché da un lato è l'altro pezzo della delega che mi appartiene, ma dall'altro ancora, come dire, igiene e sanità è quella titolata ad avere relazioni con l'ASP e con tutto il sistema di funzionamento che riguarda i presidi. Ricordiamo che nella Abbiamo struttura. riportato subito, scusa se ti Sì. interrompo, ma proprio nel giro di nulla, è stata una delle prime giunte, il canile municipale, intanto, sotto l'area igiene e sanità. L'abbiamo dotato di un direttore amministrativo, posto che era vacante da anni, lo abbiamo dotato di un dirigente che se ne occupa costantemente sotto l'area igiene e sanità, che è lo stesso dirigente che io ho per l'area sanità. Abbiamo da subito mosso i primi passi e finalmente ci siamo riusciti. Sono state aperte le 24 gabbie. Le 24 cucce, non mi piace chiamarle gabbie, che insistono all'interno del presidio sanitario, che erano chiuse, sono state aperte. Sono stati portati due moduli dalla piscina comunale al presidio sanitario per dare vita al gattile, luogo di ospitalità, perché è canile ma è anche gattile, luogo di ospitalità di cui era privo il canile municipale. È chiaro che abbiamo trovato una situazione non facile. Non facile per tutto un tema che riguarda la pianta organica e i servizi, ma intanto siamo entrati a gamba tesa immediatamente. Abbiamo prodotto e stiamo definendo finalmente il protocollo con le associazioni animaliste e che insistono sul tema, proprio perché abbiamo bisogno, un bisogno straordinario del loro aiuto e della loro rete di assistenza in un quadro regolamentato e condiviso con l'amministrazione comunale, piuttosto che lasciato al caso o peggio, lasciato allo scontro. Quindi ci siamo dotati di un protocollo d'intesa che vedrà la luce tra qualche giorno. In ultimo, stiamo avviando speditamente l'acquisto dell'apparecchio radiologico, perché magari qualcuno non sapeva che seppur presidio sanitario, non riuscivamo a fare neanche una radiografia in quel presidio ai nostri amici a quattro zampe, gatti e cani, perché l'apparecchio radiologico era da un tempo troppo lungo e inspiegabilmente guasto. Finalmente stiamo procedendo all'acquisto di modo da fare in house con, come dire, una flessione delle spese da parte dell'amministrazione considerevole, anche questo aspetto di pronto soccorso. Riguardo ai nostri ospiti fuori dal comune, stiamo individuando, anzi, lo abbiamo già individuato, un terreno per realizzare il nuovo canile municipale, perché la struttura di via Tirassegno non solo è insufficiente, ma per la mole di lavori che richiede per la sua riqualificazione costerebbe più di un canile municipale nuovo. I numeri ci restituiscono anche un dato importante, che comunque la struttura dell'ex mattatoio non sarebbe in grado di ospitare, quindi abbiamo individuato un terreno nell'ambito dei beni confiscati, è ovvio, e su quel terreno stiamo andando a programmare la spesa e la progettazione del nuovo canile municipale. E i Noi tempi però faremo, saranno più lunghi là. lì saranno più lunghi i tempi, ma noi siamo convinti che, come dire, riusciremo a far rientrare a brevissimo, questi cani, per ricollocarli nella nostra città in un'azione di sistema ordinata, creando in questo momento anche un'azione di supporto dell'ex mattatoio che lasceremo in vita proprio per garantire numeri di respiro più ampi, e li faremo tornare. Questo non sarà solo un bene per la tutela e il benessere di questi animali, perché avremo modo quantomeno di verificare la qualità e il loro stato di salute, ma è anche un bene per le casse dell'amministrazione, ve lo garantisco. C'è comunque più in generale il problema del randagismo che a Palermo comunque è consistente.
Sul randagismo, grazie alla nuova legge che è in coda alla fine dell'ultima legislatura in Assemblea Regione Siciliana è stata approvata, stiamo adeguando, diciamo assimilando l'organizzazione della nostra struttura, stiamo adeguando tutte quelle che sono le azioni che consentono di promuovere sempre di più e con forza, in sintonia ed in sinergia con l'ASP ovviamente, quindi con i veterinari, e con l'aiuto, grazie a questo protocollo, delle associazioni animaliste, il potenziamento di tutta l'azione legata alla sterilizzazione e alla microcippatura. Allora, il futuro è quello, è la sterilizzazione. Perché... Poco fa ho accennato nella sua prima domanda, Pietro, a questi episodi di vandalismo che purtroppo sono avvenuti ultimamente nell'ottava circoscrizione, dove ci troviamo anche, dove si trovano anche i nostri studi, ma avvengono un po' in giro per tutta la città e sono anche quelli un problema di attività sociale. Ma io, come tu sai bene, sono nata e cresciuta allo Zen di Palermo. E chiaramente l'ottava circoscrizione dello Zen, ma è fatta anche del Borgo Vecchio, una circoscrizione presente. È una circoscrizione che non è vero che è tutta Via Libertà, no? Ora, il tema della vandalizzazione è un tema educativo, è un tema culturale, ma anche un tema che ci deve fare porre una domanda importante, cioè quanto e come chi poi è chiamato a vandalizzare, in questo caso possono essere bambini, minori, adolescenti o anche altro, sente proprio il territorio in cui vive. Quindi in questo caso l'azione che va assolutamente condannata di aver distrutto l'opera poi fatta da altri bambini eventualmente o da altri adolescenti è veramente un dato inspiegabile. In un'area molto di case... è anche vero che io credo che il segreto per addivenire ad una pace tra il territorio e i suoi abitanti è quello di condividere le scelte volte alla riappropriazione di pezzi del territorio. Vedete, io quando da bambina allo Zen mi venivano a montare una panchina o a fare un parco giochi, non ero lì a vandalizzarlo perché per cultura, per formazione, però c'era chi lo faceva. Il tema era che quella panchina, seppur in un gesto importante di riqualificazione dell'area, non era condivisa all'interno di un percorso che vedesse chiamata in causa la scuola, piuttosto che l'ente del terzo settore che può agire da facilitatore. E allora il tema è far sentire i nostri bambini, i nostri adolescenti, proprietari della propria città, del proprio pezzo di territorio. Sempre di più con i fondi e le attività sociali io promuoverò veramente adozioni di spazi da parte dei bambini, in rete con la scuola, con gli enti del terzo settore. Se uno spazio diventa del territorio, uno spazio non viene vandalizzato. Grazie all'assessore Pennino, avremo decine di altre cose di cui parlare, anche grazie anche a Pietro Minardi. Purtroppo il tempo a nostra disposizione è finito del tutto e non possiamo andare avanti. Avremo altre occasioni per parlare di altre cose che speriamo vengano fatte. Grazie soprattutto a voi che ci avete seguito in questo appuntamento. Vi rinnovo al prossimo Talk Sicilia. Arrivederci.